Gabo. L'idea di chi vi parla è che il Napoli avrebbe assai difficilmente, in ogni caso, potuto passare il turno contro il Real Madrid dopo la gara dell'andata. E cercherò di spiegare questa che è la mia personalissima idea, naturalmente, non la verità, con un esempio che è in parte cinematografico, in parte pugilistico. Chi di voi non conosce la storia della saga di Rocky Balboa? Sicuramente chiunque di voi almeno una volta nella vita avrà visto uno degli episodi di quella famosissima serie cinematografica. Nel terzo episodio di quella serie, Rocky Balboa perde inaspettatamente il titolo contro Clubber Lang, che era un pugile decisamente più forte dal punto di vista fisico, dotato di una prestanza quasi brutale. E nel match di rivincita, allenato dall'ex campione Apollo Creed, Rocky si reinventa del tutto, cioè cerca di cambiare il suo modo di boxare, passando dall'essere un picchiatore all'essere un pugile capace di grande movimento sul ring, di grande agilità, perde quasi 10 kg e di grande tecnica. La cosa importante, ed è questo il discorso concettuale che voglio fare, è che nel preparare Rocky, il suo allenatore Apollo Creed gli dice: col ritmo che saremo costretti a tenere per compensare il gap fisico col tuo avversario, potremo durare al più 7-8 round, dopodiché saremo senza fiato, quindi dovrai cercare di atterrare il tuo avversario in quei 7-8 round. Poi il film naturalmente ha tutta un'altra evoluzione, anche per la parte un po' fiabesca della storia, ma il concetto è importante. Il Napoli, che affrontava nella gara di ritorno il Real Madrid, ha cercato, in quelle che erano le aspettative e il modus operandi di Maurizio Sarri ante gara, di preparare questa sfida di ritorno cercando di colmare il gap individualistico dal punto di vista tecnico dei calciatori in campo con una gara fatta di aggressione feroce, di grandissimo pressing. Ed in effetti per 40-45 minuti il Real Madrid ha capito veramente molto poco, è stato asfissiato dagli uomini di Sarri. Ma è chiaro che il colpo del KO avrebbe dovuto arrivare in quel primo tempo, quando cioè le gambe sorreggevano gli azzurri e soprattutto anche la condizione mentale in quel momento sorreggeva gli uomini di Maurizio Sarri. Quel colpo del KO non è arrivato, ma mi chiedo e mi sono chiesto in questi giorni, se anche fosse arrivato, cioè se anche il Napoli fosse andato all'intervallo sul 2-0, il Napoli avrebbe poi potuto mantenere quel risultato fino alla fine, considerato che questa squadra ha dimostrato di non essere mai capace di gestire il risultato, considerato che le gambe non sarebbero state più quelle del primo tempo, che i polmoni non avrebbero più sorretto come nel primo tempo la formazione di Sarri, e considerato che dall'altra parte ci si trovava al cospetto di una squadra di grandissimi fuoriclasse che è riuscita a non avvertire minimamente neanche la pressione enorme di un fantastico e rigurgitante pubblico come quello del San Paolo dell'altra sera. La risposta probabilmente ve la darete voi, per quanto mi riguarda si dà da sola. Chiudo questo editoriale con una considerazione che riguarda lo stadio. Il Napoli contro il Real Madrid ha esibito il San Paolo delle grandi occasioni. Ripeto, il San Paolo era rigurgitante di folla. Qualsiasi posto a sedere era occupato e questo San Paolo è in grado di contenere circa 20.000 spettatori in meno rispetto a quello degli anni 70. Ma probabilmente se ci fossero stati 20.000 posti in più sarebbero stati colmati anche quelli. E allora questo stadio, che peraltro è stato caratterizzato da una correttezza esemplare, è forse la miglior risposta a chi crede che a Napoli si possa impiantare uno stadio elitario per 20.000 o per 30.000 spettatori. Se il Napoli è chiamato ai grandi appuntamenti e il Napoli dà delle emozioni alla propria platea, il San Paolo sarà sempre lo stadio numericamente adeguato per questa città, perché se c'è una realtà
nella quale è improponibile parlare di uno stadio da 20.000 posti, quella probabilmente è proprio la realtà partenopea. Buonasera a tutti voi da Silvia Lea Ferrara, buonasera da Gazzetta Azzurra TV e soprattutto dalla grande famiglia di Capri Event TV. Un saluto come sempre e un ringraziamento preliminare a Pasquale Turco, a Fabio Turco alla camera in studio, a Gerry Tucci in cabina di regia. E un saluto ai nostri ospiti del parterre di questa sera. Dei nostri tradizionali due titolarissimi, vi anticipo subito, questa sera manca uno dei due perché il nostro Leopoldo Balsamo è stato vittima di una fastidiosa influenza e questa sera ci sta guardando dal divano di casa e noi ne approfittiamo per rivolgergli un grande saluto, un grande abbraccio ed un in bocca al lupo per una immediata guarigione. Naturalmente ti aspettiamo qui la settimana prossima, probabilmente più tardi, se ci riusciamo, ci metteremo anche in contatto con lui telefonicamente per fare in modo che almeno saluti il suo pubblico. Ma l'altro titolarissimo è qui con noi questa sera e come sempre il nostro opinionista principe Sergio Curcio. Ciao Sergio, ben trovato. Buonasera Silvio, buonasera a tutti gli amici di Telecapri. Ospiti invece di questa sera sono due colleghi giornalisti. Il primo, e lo accolgo con molta gioia perché è la prima volta fra l'altro che lui è qui ospite a Gazzetta Azzurra, è Pasquale De Simone. Buonasera, ciao Pasquale. Buonasera, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Grazie a te per essere qua. E l'altro, oltre che collega, è un caro amico da tempo ed è Carlo Caporale di Televomero. Buonasera Carlo, fra l'altro anche non solo impegnato con Televomero ma anche col suo sito napoliinrete.com. Grazie e buonasera. Grazie a te. Allora, io direi che tutto è pronto per partire a bomba con questa puntata che naturalmente e ineluttabilmente non potrà che essere incentrata anzitutto sulla gara di due giorni fa tra il Napoli e il Real Madrid. Pasquale, parto da te. Napoli-Real Madrid. Cosa vuoi che ti dica? Tutto quello che ti viene in mente. Beh, guarda, anche di più. Devo dire che sono stato in parte, ma solo in parte, facile profeta, immaginando che il Napoli avesse la possibilità, a patto di indovinare naturalmente la grande gara che è stata disputata per circa un'ora, la possibilità di fare due gol al Real Madrid. Ci è andato vicinissimo, certo, perché uno è stato fatto, poi quel palo di Mertens, insomma, è stata una questione di centimetri. Avevo però la preoccupazione, e in questo sono d'accordo che su tutto quello che tu hai detto nel tuo editoriale, che il Napoli riuscisse a non prendere gol, perché intanto aveva di fronte il Real Madrid, insomma, una squadra di Galacticos, sempre e comunque in grado, di anche in un momento di difficoltà, di sferrare il colpo mortifero. E il Napoli peraltro balbetta sotto questo aspetto anche con avversari ben più modesti e quindi la mia preoccupazione era questa qui. Ripeto, sono stato facile profeta, è andata come è andata, io grandissime speranze, devo dire, di passare il turno non ne avevo, ma sono rimasto ugualmente e favorevolmente colpito dal modo con il quale il Napoli ha affrontato questa sfida nella prima parte. Nella prima parte si è visto un Napoli davvero scintillante, un Napoli che come forse non si vedeva da un po' di tempo in campionato, feroce dal punto di vista agonistico, tatticamente quasi e forse senza quasi impeccabile, concentrato al punto giusto, che come anche tu ricordavi ha davvero annichilito il Real Madrid. La grande differenza poi è tutta lì, quel ritmo forsennato non si tiene per 90 minuti, è praticamente impossibile, ma al di là di questo, alla fine ha prevalso la grande attitudine mentale che hanno queste grandi squadre a stare in queste competizioni, perché ragazzi c'è poco da fare. Noi ieri sera abbiamo visto il Barcellona, io credo che pochi avrebbero scommesso poco più di un euro, insomma, sulla qualificazione del Barcellona, che peraltro ha perfino subito un gol in casa dopo averne presi 4 a Parigi, eppure un po' per fortuna, un po' qualcuno dice con l'aiutino, però è il modo che questi qui hanno avuto di affrontare una gara assolutamente proibitiva che poi gli ha consentito di passare il turno e di entrare nella storia, certo, io direi forse nella leggenda, perché insomma Paris Saint-Germain peraltro non è
una squadra di Pellegrini, comunque parliamo di una squadra importante e che lo aveva dimostrato anche nella gara di andata. E quindi, sintetizzando e chiudendo, il Napoli deve, come ho sentito dire da molti, ma non è solo un modo di dire, è un'espressione, come dire, di maniera, ripartire da quel primo tempo, perché quel primo tempo può essere utile sotto il profilo dell'autostima. Se i ragazzi azzurri si rendono conto, e come sicuramente si saranno resi conto, glielo avrà detto sicuramente anche l'allenatore, che possono confezionare prestazioni di quel tipo, bene, può essere un fattore di crescita importante per il futuro. Lo ha ricordato anche Capitan Hamsik, che ancora una volta è stato trascinatore tra i migliori, giocatore carismatico, importante. Io poi, tutti sanno che ho una predilezione particolare per Marechiaro. Insomma, si è usciti forse, nonostante tutto, con onore, pur avendo perso numericamente in maniera netta entrambe le sfide. Però chi ha visto le due partite, soprattutto quella del San Paolo, insomma, può comunque coltivare speranze per un futuro migliore. Il Napoli può e deve continuare a stare in questa competizione e cercare nei limiti del possibile. Diceva giustamente Pasquale, Carlo, che il Napoli deve ripartire da questa gara perché è anche una grande iniezione di autostima. Un'autostima che gli azzurri d'altronde avevano già ritrovato abbondantemente anche grazie alla bella prestazione di Roma, che noi abbiamo visto quasi vicini, quasi insieme, uno dietro l'altro, diciamo, più o meno, eravamo sistemati. Sì, la considerazione è un po' quella finale che ha fatto Pasquale. Io sono partito già con questo ragionamento al momento del sorteggio, quasi da folle nel tipo di approccio che ho avuto nel commentarlo e nel poi analizzare quelli che erano i risvolti di questa gara. Cioè, io sono stato tra i pochi che inizialmente, chiaramente l'istinto di rabbia dopo quell'urna non proprio favorevole c'è stato ed era naturale, però poi ben pensare, perché mi sembrava anche palese che il Napoli che si affaccia non ancora in maniera continua, una squadra giovane, Sarri alla sua prima Champions, era abbastanza evidente che i favori del pronostico erano tutti dalla parte del Real Madrid, ma proprio perché si trattava del Real Madrid e proprio perché questa squadra aveva bisogno, secondo me, di un check control, cioè di andare a capire effettivamente dove siamo arrivati, dove possiamo arrivare in questo momento storico, a che punto di un percorso che si è iniziato ci si trovava. E credo che mai forse nessun'altra squadra, mai nessun altro tipo di avversario ci avrebbe potuto dare delle risposte come ce l'ha data il Real Madrid. Ora, al di là del punteggio complessivo, forse anche troppo pesante per l'economia proprio delle due gare tra andata e ritorno, è detto che il Real naturalmente ha meritato il passaggio del turno, io sono concorde con quello che poi ha affermato Hamsik, ma lo stesso Sarri, che insomma ci si è reso conto che il Napoli non è distante anni luce, non dico da andare a vincere la Champions, che mi sembra chiaramente un traguardo ancora al di là da venire, ma quantomeno a essere altamente competitivo a questi livelli, che sono i massimi livelli calcistici a livello internazionale, e dunque se si è competitivi poi a questi livelli lo si è gioco forza anche all'interno dei confini nazionali, dove poi le dinamiche sono un attimino anche un po' diverse per tante altre situazioni. E mi sembra che la risposta principale, più confortante, che sia venuta fuori da questo, di questo match, da questo doppio confronto, sia stata questa, al di là, al netto poi, degli errori commessi, delle negligenze, delle deficienze, oppure anche dalle cose buone che si sono viste. Questa è la riflessione generale che deve venire fuori e che deve far rendere conto di ciò non solo giocatori e allenatori, che credo abbiano tratto quell'autostima di cui tu dicevi, proveniente anche dagli ultimi risultati come quello con la Roma, ma spero, mi auguro, anche da tanti osservatori o comunque il cosiddetto ambiente, che fa parte anche il tifo, quelli che erano un po' scettici, che insomma in qualche modo erano forse anche ipercritici verso il cammino che questa società e questa squadra ha fatto negli ultimi anni. Quindi se ci rendiamo conto un po' tutti di questo, possiamo comprendere che il futuro può riservare, non so neanche io dire quando, cioè in quanto tempo, però mi sembra che la strada
intrapresa sia molto interessante e quella giusta, naturalmente con tutti i distinguo che si possono fare e contestualizzando le difficoltà anche di carattere economico che può avere una società come il Napoli, che non è né il Barcellona né il Real Madrid né tantomeno il PSG o il Manchester City degli Sheik. Sergio, una volta si diceva che una bella donna sia il paradiso degli occhi ma anche l'inferno dell'anima. La partita del Napoli col Real ha disvelato un lato positivo del Napoli, cioè la capacità di questa squadra di essere bella e spettacolare anche al cospetto di una delle 3-5 squadre più forti del mondo, ma ha contestualmente disvelato anche, messo il dito nella piaga su quello che è un problema ormai, oserei dire, annoso del Napoli, che è quello del gioco aereo in fase di non possesso, dove il Napoli subisce stabilmente la forza degli avversari, e poi nello specifico, trattandosi di uno come Sergio Ramos, era quasi inevitabile subire dei gol. Io sostanzialmente devo necessariamente condividere l'ipotesi buonistica per cui il Napoli ha fatto quello che poteva contro i detentori della Champions e i campioni del mondo. Però, se mi consenti, non condivido totalmente questa tesi, perché io credo che si sia persa un'occasione. Non a caso, tre quarti d'ora dopo la partita, sul sito dove collaboro e dove scrivo per sempre Napoli, ho titolato il punto "Occasione persa, ma comunque di crescita". Perché? Perché io credo, avendo visto il Real Madrid del primo tempo, titubante, cincischiante, timoroso quasi nei confronti del Napoli, che il Napoli avesse veramente in mano il pallino della gara, del gioco. E credo, perché il terzo gol lo elimino dalla serie dei gol subiti, non contava più niente a quel punto, ma anche qui ci sarà da ragionare dopo, per quanto visto ieri sera, ha perso un'occasione perché ha preso due gol su palla inattiva, che è, come giustamente dicevi tu, il problema vero della difesa del Napoli, problema vecchio che si ripropone e sul quale io dico... Scusami Sergio, della difesa o della fase difensiva? In questo caso anche della difesa in particolare, perché la fase difensiva io la vedo quando si gioca a palla a terra, ma quando si parla di palle inattive dobbiamo mettere insieme tutto il complesso, quindi, di giocatori che dovrebbero essere preposti alla marcatura in genere, sia essa di palla, di campo o di uomo, ma che comunque è una marcatura che deve difendere la porta. È chiaro? E allora io mi sono chiesto e ho pensato, ma se Sarri è stato così geniale, così bravo, da inventarsi un calcio che è la somma di più calci visti negli ultimi 30 anni e soprattutto è stato così bravo perché ha cominciato a dedicare le sue attenzioni principali proprio alla fase di difesa come copertura e come parte di inizio del gioco offensivo della sua squadra, com'è che non sia riuscito ancora a trovare una soluzione al suo modo di marcare, soprattutto sulle palle inattive, non soltanto la palla, ma nello stesso tempo anche uomo e spazio? Ti dico che ci sto pensando già da tempo, ho trovato una mia soluzione, tu sai che mi diletto, non sono il genio della tattica, non sono
un allenatore che ha allenato a livello professionistico, però qualcosina ho fatto dal 78 a ieri in effetti, e potrei poter fare ancora qualcosa sul campo, spero e mi auguro nella prossima stagione. E ho ipotizzato una soluzione che non sto qui a dire perché ci sarebbe tempo e spazio, però quello che mi resta e mi dà la perplessità è che Sarri non abbia ancora pensato ad una reductio ad unum di questa situazione, che non significa né marcare a uomo né marcare a zona, ma avere la capacità di marcare nello stesso tempo palla e uomini, in maniera magari un po' strana, ma ripeto, attenta, poiché lui è stato anche un bancario, io credo che la cosa sarebbe divertente a dargliela come input e vedere lui dove potrebbe dire: secondo me qui è sbagliato, secondo me qui si potrebbe fare qualcosa. Il calcio è fatto di idee. Sarri ha questa idea meravigliosa, come l'ha avuta a suo tempo l'Olanda degli anni 70, come l'ha avuta poi, e bisogna riconoscergliela, in Europa, Sacchi, e come la ebbe Vinicio in Italia negli anni 73-74. Quindi voglio dire che sono rimasto, nonostante, ripeto, condivisibilissima la vostra analisi, un po' stranito da questa eliminazione che viene fuori da palle inattive e non da una superiorità del gioco, come per esempio si era vista a Madrid, da parte dei Blancos. E questo, se mi consenti, un po' da tifoso, un po' da persona che vive il campo in un certo modo, mi ha lasciato un po' di amaro in bocca, un amaro razionale, ecco perché poi ho parlato di crescita, perché come devono crescere i giocatori, io credo che anche Sarri debba sviluppare adesso un'idea di difesa in certe situazioni che sia degna di quello che è riuscito a fare per la costruzione del gioco di una squadra che nelle individualità era sicuramente inferiore al Real Madrid, ma che era riuscito a colmare il gap con un'organizzazione, una tenuta anche mentale, che purtroppo è venuta meno su situazioni che dovrebbero invece essere completamente a portata di chi gestisce di solito la partita, come stava facendo il Napoli da 50 minuti. Bene, ampia ed esauriente anche l'introduzione di Sergio Curcio a quella che è la sua partecipazione questa sera. Io, prima di andare al break pubblicitario, voglio fare un altro giro con voi tre e vorrei invitare tutti voi a concentrare un po' l'attenzione sui reparti del Napoli nella gara contro il Real Madrid. Parto proprio da Pasquale: reparto difensivo, reparto mediano, reparto offensivo. Ecco, un'analisi di questi tre reparti, qual è stato quello che ha meglio figurato a tuo modo di vedere, qual è stato quello un po' deficitario in certe cose, cioè cosa avresti migliorato e cosa secondo te avrebbe potuto fare di diverso, se c'era qualcosa da fare di diverso, Maurizio Sarri. Ma nella gara di andata mi era sembrato che, insomma, il centrocampo del Real Madrid, come dire, avesse preso un sopravvento piuttosto netto su quello del Napoli, da un punto di vista anche fisico, proprio della fisicità, certo, pura e semplice, cosa che invece non è successa al San Paolo. Credo che la scelta di Allan abbia stupito un po' tutti. Tu l'hai condivisa? Beh, guarda, mi ha stupito poi, visto il rendimento di Allan in partita, chiaramente ho dovuto dare ragione. E beh, certo, ho dovuto anche dare se non ce l'ha fatta, ragione a Sarri, poi non ce l'ha fatta. Perché il piano qual era? No, no, va bene. Probabilmente c'era anche un piano, un'idea. Il piano era dare fisicità al centrocampo. Esatto. No, era il piano anche del secondo tempo, secondo me. Anche lo stesso. Ma il piano sarebbe stato diverso se non avessimo preso gol nei primi 10 minuti. Non solo gol, vi dico, ecco, visto che avete parlato, io parlando con amici dissi: guardate, non mi aspetto la qualificazione, però vorrei tanto che il Napoli finisse 1-0 il primo tempo e resistesse per un quarto d'ora, 20 minuti del secondo tempo, perché poi a quel punto dovrebbe scattare
la manovra, la mossa di Sarri, mettendo Zielinski o magari inserendo anche Milik alla ricerca del secondo gol, per cercare la qualificazione, che ripeto, l'amaro in bocca è rimasto e non mi aspettavo che il Napoli dovesse necessariamente superare il turno. Però permettetemi di dire che secondo me questa volta con questo Real l'occasione c'era e il Napoli aveva i mezzi per poterlo fare. Fammi completare il discorso. Sicuramente non era un Real irresistibile, però tornando a quello che ho detto prima con riferimento alla partita tra il Barcellona e il Paris Saint-Germain, ecco, qua viene sempre, torna a bomba sempre quel discorso dell'attitudine che è mentale, che è proprio anche in qualche modo storica. Insomma, aritmeticamente, se andiamo un po' a vedere quante partite di Champions hanno fatto PSG quelli del Real, e il PSG è più avanti rispetto a noi, l'anno scorso. Quante partite avranno fatto quelli del Real in Champions, quante ne hanno fatte i nostri? Cioè c'è un abisso, oceano una di differenza siderale, che nel primo tempo credo che solo Hamsik abbia fatto solo l'ottavo di finale con Mazzarri, probabilmente, altri, insomma, voglio dire, però tutto questo non si è visto, cioè questo grande divario che è sulla carta tra le due squadre nel primo tempo non si è visto, anzi per la verità sembrava che il Real Madrid fosse il Napoli e viceversa. Dopodiché, che cosa, dove poi scatta anche la differenza? Il Real Madrid è stato in barca, sicuramente, in alcuni momenti lo si è visto in grande difficoltà, hanno anche sparacchiato palle in tribuna, insomma, perché poi le grandi squadre sanno essere anche provinciali e sanno soffrire. Ha limitato i danni, cioè ha chiuso sotto di un gol un primo tempo che insomma avrebbe potuto vederlo soccombere in maniera più netta, e poi nel secondo tempo sono venuti fuori i valori anche su queste famose palle inattive. Ma Sergio Ramos non è uno che occasionalmente fa questi gol, in carriera ne ha fatti un delirio, tantissimi, 46, qualcuno diceva, ecco, 46, ne fa tipo 3, 4, 5 a campionato. 82. Allora, il Napoli che già soffre un po' in quel settore difensivo, nonostante il grande lavoro che Sarri ha fatto fin dalla sua venuta a Napoli, con il drone, con tutta una serie di accorgimenti, con allenamenti direi quasi ossessivi dedicati alla fase difensiva, poi crolla tutto di fronte anche, come dire, alla prodezza di un singolo calciatore che, ricordiamo che Sergio Ramos ha fatto vincere una Champions che era praticamente persa, dal Real Madrid. Marcato a uomo. Da uno dei migliori marcatori aerei del mondo, che è Godin uruguaiano, bravo, che gioca nell'Atletico. E questo è un argomento che, devo dire, Sarri ha utilizzato, devo dire, in maniera opportuna. Che poi il Napoli questi gol li abbia presi da Nestorovski piuttosto che da altri calciatori sicuramente di caratura inferiore, ecco, di quello possiamo e dobbiamo parlare. Però prenderli da Sergio Ramos ci può stare. Certo. Quindi, voglio dire, in questo caso la difesa credo che sia meno di altre volte sul banco degli imputati. Quindi, sicuramente, centrocampo perfetto, secondo me. Grande partita ancora di Diawara, un ragazzo di 19 anni che francamente non finisce mai di stupirci per la personalità e la tranquillità con cui riesce a stare in campo. Di Hamsik si è detto, Allan finché ne ha avuto è stato il solito leone. Beh, in attacco mi pare che il Napoli abbia fatto quello che doveva, Insigne ha confermato il suo grande stato di grazia di questo periodo, Mertens ha fatto un gol e mezzo, Callejon probabilmente un pochino sottotono. Io per esempio, se posso muovere un piccolo addebito a Sarri, la scelta della panchina mi ha lasciato un po' perplesso, perché francamente, anche e soprattutto in considerazione del periodo non brillantissimo di Callejon, sicuramente dovuto al surplus di lavoro che questo giocatore abitualmente fa e al fatto soprattutto che gioca sempre, beh, io uno dell'esperienza di Giaccherini, devo dire un giocatore maturo, esperto, che insomma, una qualche attitudine a stare in campo europeo ce l'ha,
forse lo avrei portato. Però c'è stato Marco Rogg che ha scomparso, scompaginato i piani, diciamo, ha mescolato le carte sotto allora, questo aspetto. C'è Rogg che sta studiando anche da Galleon, bravo, questo volevo dire. Se Silvio mi consente un attimo di rubargli il mestiere, questo volevo girare anche voi questa domanda. Ecco, in considerazione del fatto che Caiono non è brillantissimo, forse un'iniezione di nervo proprio atletico, partendo magari non da subito con Rogg, ma magari dopo un pochino, su quella fascia ci sarebbe potuta stare. Come dire? Sì, questo tema io sì, Rogg, però io lo vedo molto più come centrocampista. Non c'è dubbio, è centrocampista. È un cambio di passo che nella zona centrale ti può fare davvero male. L'azione con la Roma ne è un chiaro esempio, ma anche con la Juve ha fatto delle cose similari. Roma, quindi, è stato fantastico. Quindi io credo che, a dimostrazione del fatto che poi si è discusso tanto di questo Rogg che non giocava, che insomma che era un oggetto misterioso, che Sarri quasi sopprimesse le qualità, quando poi lo ha ritenuto pronto è stato anche molto elastico nel riconfermarlo in una partitella tra amici a Roma con i giallorossi, che si giocava al secondo posto, quindi a dimostrazione che non c'erano chiusure mentali, prevenzioni o comunque che solo il nome gli faceva venire l'orticaria. A Sarri evidentemente c'erano dei motivi che soltanto chi vive gli allenamenti, e noi purtroppo non lo possiamo fare, può spiegarci, ci ha anche spiegato, e quindi o gli crediamo oppure no, ma a livello quasi preconcetto. E quindi questo è l'iter di Rogg. Poi, anche uscendo fuori un po' dal tema di Napoli, ho letto una cosa, Sarri mi ha molto colpito, perché lui, parlando di Rogg, ha detto: si ingobbisce troppo quando corre. Sarri è veramente poi straordinario, diciamo, la cosa che lo fuori con degli li accusava era che si ingobbisce, sai che vuol dire? Sai che vuol dire quando dice si ingobbisce? Bravo, l'abbiamo capito. Però e poi l'altra la cosa che ha sottolineato più volte fuori dai denti era che portasse un po' troppo palla. Esatto. Che invece l'ho visto. Esatto, che più o meno quello è il concetto. Però no, ma poi tra l'altro ha cominciato invece a giocare anche lui molto più di prima, poi è chiaro che deve migliorare come tutti, però è diventato un altro giocatore importante, tant'è vero che tu dicevi di Giaccherini, ha scalzato in questa circostanza un uomo importante come Giaccherini. Poi in linea generale, ecco, sulla partita del Real Madrid, di gol presi da Sergio Ramos, è come chiedere tra la scuola di pensiero, la marcatura uomo o zona, è come chiedere al condannato a morte se vuole essere giustiziato con fucilazione o in piccagione, insomma è un modo di perché i numeri ti dicono, esatto, abbiamo fatto l'esempio di Godin, mi sono immaginato perfetto, io no, in linee generali, però conoscendo i giocatori del Napoli, avendo visto, perché poi uno deve anche ricordarsi, avere memoria storica delle partite, anche quelle passate, quindi conoscere i giocatori, e quindi io ricordo bene quando il Napoli marcava uomo, non 20 anni fa, 2 anni fa, ricordo gol di Glick a Torino, marcato a uomo dal Albiol, andatelo a rivedere come segna Albiol, almeno Sergio Ramos è dovuto salire al terzo tempo quasi da schiacciata la prima volta, la seconda volta, solo. Ho capito. Però se ti vai a vedere quel gol di Glick invece non ha bisogno nemmeno di saltare, perché l'uomo che lo marcava, un certo Raul Albiol, che mi sembra che giochi ancora nel Napoli, se lo perde completamente e gli altri vengono fatti fuori dai blocchi del Torino, quindi praticamente difesa del Napoli inesistente in quel caso, senza opposizione, e non fu soltanto quel gol. Quindi evidentemente si può fare molto meglio anche la marcatura a zona, il primo a dirlo è stato Sarri quando dice bisogna aggredire la palla, probabilmente si possono trovare degli accorgimenti con i piccoletti che vanno un po' ci sono tante cose che lo sappia. C'è un modo in cui devi dislocare i giocatori, difensori, senza il centravanti fisso noi perdiamo un altro uomo lì nel castelletto della zona, quindi ci sono degli accorgimenti da porre. In generale non è soltanto però sui calci piazzati che il Napoli quest'anno soffre.
ha sofferto, però, nella propria, però, il gol di Nestorovski, voglio ricordare, nasce da calcio d'angolo, ma c'è tutto un giropalla, perché da calcio d'angolo a sinistra l'azione finisce, certo, a destra, quindi non me lo considerate più quella palla inattiva. No, perché quella è palla in movimento. Quella è palla in movimento. Quindi, Carlo, insomma, non è stata l'unica, quindi ci sono dei problemi di crescita complessiva, Carlo, del rendimento difensivo. Carlo, Nestorovski, però sì, non è stata neanche l'unica occasione in cui il Napoli ha preso gol con un grosso alla tre quarti, che normalmente si dice sono preda dei difensori. Ecco perché sto andando al di là, cioè sto dicendo che al di là dei piazzati, dove abbiamo un tallone, c'è un discorso di troppi gol presi, anche per cause molto eterogenee. Distrazione, liscio, svirgolata, dormite, cioè ce ne sono state troppe, e purtroppo quelle hanno inciso secondo me in maniera determinante su magari tante partite e sul rendimento generale della squadra, che per il resto secondo me ha fatto una stagione eccellente per tutto quello che sta facendo. No, cioè abbiamo due partite tra il 2 e il 5 che secondo me sono degne da Real. Non lo dico, diciamo, poi è chiaro che i bilanci, come sempre, vanno fatti a fine poi stagione. Visto che stiamo facendo le pulci davvero proprio andando nei dettagli, no, vabbè, ma quello si tratta di critica costruttiva, andando a vedere dove si può migliorare. E voglio fare una critica costruttiva. Sergio ha detto giustamente che nella seconda occasione Sergio Ramos non ha avuto neanche bisogno di fare il terzo tempo, era da solo, però devo dire che senza quella malaugurata probabilmente Reina prende la palla così tranquillo, senza neanche sforzarsi, questo va detto. È un episodio anche determinante. L'episodio anche tanto è vero che la UEFA ha dato autorete. È autorete, non è gol di e il povero Mertens ha accusato ulteriormente. Sergio, chiudi tu questo giro, questo poi dopo andiamo in. Allora, poiché tu hai cercato di giusto quel che dice anche Pasquale, anche un po' di sfortuna, no? Ma è chiaro che c'è un po' di tutto, insomma, voglio dire, è normale. Per trovare scuse, per carità. Il Barcellona ieri è stato anche fortunato, però la fortuna se l'è cercata dall'alto della classe dei suoi grandi giocatori, però non ci dobbiamo dimenticare, e qui voglio dire che il Napoli, nonostante abbia perso due volte 3-1, ha sicuramente fatto molto più bella figura del PSG, che ha fatto la figura del pollo. Avere un portiere avversario che gli ultimi due minuti ha giocato costantemente nell'area avversaria e tu non sei riuscito a prendere palla e a portarla fuori, neanche a volerla pagare. Guarda che è stato clamoroso. Questo ti fa capire, e fa capire come, e qui metto anche la società, sia necessario trovare giocatori che ti diano l'esperienza necessaria. Mi è piaciuto molto il termine di Pasquale, attitudine mentale, perché ti fa capire la capacità di gestire nel bene e voglio dire anche nel male le situazioni negative. Esatto. Perché chi a quel punto, a 7 minuti dalla fine, vi perdevi pur vincendo 3-1 e avevi bisogno di altri 3 gol, avrebbe mai pensato che quei giocatori sarebbero riusciti a realizzarli? È una cosa clamorosa. Quindi è un'idea di gruppo, di concetto, che ti fa capire come sia cemento armato a un certo punto la solidità mentale e fisica di quelle squadre. È chiaro. E quindi quando tu mi parlavi poi e hai chiesto reparto per reparto, ecco, non ti voglio contestare la domanda, sì, ho capito che vuoi dire, però è riduttivo parlare del Napoli reparto per reparto, sì, perché il Napoli è un collettivo, è l'organizzazione, la squadra di calcio, non solo il Napoli, dietro, la squadra di calcio, e che va avanti. E quindi in questo senso io al Napoli gli do assolutamente 6,5, fermo restando che quei due episodi, continuo a dirlo, mi hanno lasciato l'amaro in bocca, perché avrei preferito, e lo dico sinceramente, essere eliminato da una squadra che facesse valere realmente la superiorità che nei singoli è indiscutibile nei confronti dei nostri giovani, ma promettentissimi, e quindi poi dopo possiamo aprire un altro discorso che riguarda il presidente, giocatori che
secondo me, nel giro di 2 anni, con un paio di elementi importanti che diano collante e facciano diventare cemento armato questo gruppo, possano veramente impensierire anche squadre del livello del Real, del Bayern, non dico vincere, ma impensierirle seriamente. Bene, avremo tanta carne a cuocere alla ripresa della trasmissione, naturalmente ci fermiamo, per la verità con un quarto d'ora di ritardo rispetto al solito, ma va bene così, anche perché Jerry non mi fa segni inquietanti dalla cabina di regia. Quindi andiamo adesso con il nostro break pubblicitario, 3 minuti di pubblicità, poi fino al termine della trasmissione senza altre interruzioni visive. Torniamo in diretta dopo il piccolo break pubblicitario. Allora, a telecamere spente si parlava anche dell'argomento allenatore e naturalmente metteremo anche questo sul tavolo della discussione fino al termine della puntata, anzi sarà proprio immediatamente il prossimo. Volevo però chiudere un attimino l'argomento Napoli-Real Madrid con una considerazione che giro a Pasquale De Simone, ma sulla quale vorrei che poi si cimentassero tutti gli ospiti del parterre di questa sera. Cioè, già la gara con l'Atalanta, Pasquale, aveva palesato una certa difficoltà degli azzurri ad affrontare squadre molto fisiche, molto prestanti. I ragazzoni dell'Atalanta hanno messo fortemente in difficoltà gli azzurri. Il Real Madrid naturalmente non poteva che confermare questa situazione, ma il Napoli ti sembra una squadra un po' leggerina sul piano fisico o è soltanto un'impressione fallace questa? Magari abbiamo semplicemente incontrato squadre straripanti sul piano della fisicità e quindi abbiamo sofferto in quel caso. Abbia effettivamente bisogno di una iniezione proprio di forza fisica nel suo tessuto, perché è una squadra sicuramente molto tecnica, però oggettivamente al cospetto di avversari più dotati fa fatica, credo che sia un fatto oggettivo, poi possono non essere d'accordo tutti, io francamente credo che questo tema vada in qualche modo affrontato. Mi è capitato di vedere quest'anno più volte la Roma e insomma in occasioni in cui la squadra non riusciva, come dire, a sfangare la partita con le qualità dei singoli di cui pure dispone, e allora la messa sul piano proprio della forza fisica e con gente come Strootman, Nainggolan, lo stesso De Rossi e qualche altro che adesso non mi viene in mente, insomma alla fine poi la partita è stata condotta in porto, perché il calcio di oggi, che è un calcio anche molto muscolare, devo dire, fa sì proprio che molto spesso il gap tecnico di cui parlava prima Sergio venga colmato da squadre meno attrezzate proprio con la fisicità, con la forza, con la corsa, con l'ardore. Cioè quando tu cominci a vedere che nel corso di una partita perdi un contrasto, ne perdi due, ne perdi tre, che sulle seconde palle arrivano sempre gli altri, beh allora qualche domandina te la devi fare. Ripeto, sul piano della tecnica pura, l'organico del Napoli rispetto allo scorso anno ha fatto un salto di qualità che posso definire tranquillamente straordinario. Basti pensare che il primo ricambio, e forse unico a centrocampo l'anno scorso, con tutto il rispetto, era David Lopez, e adesso insomma ci siamo potuti permettere il lusso di far crescere piano piano Rog, stiamo vedendo Zielinski, lo stesso Diawara è stato alla fine buttato in campo a furor di popolo, ma sono tutti ragazzi che oggettivamente in questo momento garantiscono a Sarri una chiara e tranquilla possibilità di fare turnover. L'anno scorso questa cosa non c'era, però per un ulteriore salto di qualità bisogna che il Napoli si doti già a partire dal prossimo anno di qualche giocatore più prestante dal punto di vista atletico, ma anche di qualche giocatore più scafato, più maturo. Poi dopo, se parleremo degli attaccanti, ti dirò quello che sta diventando un mio mantra, se non addirittura una mia ossessione. Bene, allora sarò rapidissimo. Quando è cominciata questa stagione e tutti, o quasi tutti giustamente,
lodavano la campagna acquisti del Napoli, sicuramente una campagna acquisti, una campagna di rafforzamento di tutto rispetto, approfittando anche insomma dei bei quattrini incassati dall'addio di Higuain. Io ho palesato una qualche perplessità proprio sul reparto avanzato, perché andato via Higuain mi sembrava che insomma ci fosse più di un interrogativo sul rendimento dell'attacco, perché Milik era un giocatore chiaramente bravo potenzialmente, ma del quale non si sapeva granché, e Gabbiadini in quel ruolo aveva già denotato qualche affanno, qualche difficoltà. Beh, allora io cosa ho cominciato a dire all'inizio del campionato? Fossi stato in De Laurentiis avrei immaginato, ma senza non perché abbia la sfera di cristallo immaginavo che Milik si sarebbe fatto male così gravemente peraltro, però sai, bisogna mettere in conto anche queste cose, mi sarei dotato a costo zero di un vecchio bucaniere tipo Borriello, che è arrivato credo a 15-16 gol in stagione, o Piniglia, uno di questi giocatori vecchiotti, maturi, ai quali pagare un ingaggio discreto, garantirgli 15-20 presenze da titolare o spezzoni di partita e tenerlo lì pronto per l'uso. Credo che in qualche occasione, in qualche partita che il Napoli non ha vinto, soprattutto in casa, avere un giocatore con queste caratteristiche avrebbe fatto gioco. Poi Sarri è stato fantastico a inventarsi, come ha detto Sergio, ha delle idee meravigliose, si è inventato Mertens centravanti, ma Mertens è il miglior attacco della Serie A. Certo, è il miglior attacco della Serie A, però Mertens è un giocatore che ha determinate caratteristiche, perché è uno sgusciante, un veloce, come vogliamo definirlo, il Paolo Rossi 2.0, però in certe partite poi ci vuole l'ariete, ci vuole il giocatore che tiene palla, fa salire la squadra, fa sportellate. Ecco, abbiamo preso Pavoletti a gennaio, pagandolo anche una discreta cifra, Borriello non sarebbe costato nulla, a 34 anni. Beh, devo immaginare che giocatori così non vengono presi in considerazione perché non ci si può fare il ricarico poi sopra? Mi sembra un argomento poco elegante. Mi sembra un tema interessante, oltre che inopportuno. Questo sì, che certo, pone sul... Se vuoi che mi riallacci a quest'ultimo tema, ecco, ci posso... Allora, io quando arriva, purtroppo, l'infortunio di Milik ha cambiato un attimo gli equilibri. C'è stato il fallimento di Gabbiadini, che io ritengo sia stato un fallimento non tecnico ma soprattutto mentale, caratteriale del ragazzo, perché oggi nel Southampton gioca prima punta, quindi non, e segna tutto, e segna lì, anche sempre, perché lì non ha pressioni, gli hanno dato fiducia. Qui a Napoli subito, appena fatto male Milik, adesso Gabbiadini ci deve risolvere i problemi e quant'altro. Evidentemente il carattere, insomma, l'indole del giocatore. Ci sono alcuni che soffrono, questo aveva anche questa sua forse voglia, al di là delle sue qualità che sono ottime, ma forse non da titolarissimo di una squadra del livello come quello del Napoli, dove chiaramente il livello si è alzato, e quindi il fatto di reclamare sempre posto e poi non confermarsi sul campo, al di là dei gol fatti, ma con prestazioni atte alla rog di queste ultime due partite, a far sì che l'allenatore non avesse nessun dubbio nel riconfermarti, ha fatto sì che ci fosse anche il fallimento di Gabbiadini. Io a quel punto sarei stato un attimo un po' più temporeggiatore, nel senso che Milik poi è andato sul recupero, nessuno sapeva quanto tempo, tra l'altro il giocatore sta ripigliando, non c'è male, poi insomma speriamo che dia un contributo, sono convinto che lo darà in questo finale di stagione, ma probabilmente se proprio si doveva prendere un attaccante, con l'esplosione di Mertens, che adesso apre l'interrogativo anche per il prossimo anno, perché adesso tu c'hai Mertens, come lo vai a considerare l'anno prossimo? Polivalente, lo consideri ancora esterno, lo consideri a prima punta? Se lo dovessi considerare prima punta, chiaramente anche lo stesso Pavoletti diventa un giocatore praticamente, se non inutile, quantomeno un doppione di Milik, che diventa quasi anche lui un'alternativa di lusso, o quantomeno insomma in combutta con Mertens. E allora io, quando ci fu da scegliere il giocatore, mi permisi di fare un'osservazione: ma siamo sicuri che dobbiamo prendere l'attaccante forte fisicamente, stiamo andando bene con i piccoletti? Feci il nome all'epoca di un giocatore che secondo me, per i costi, per la qualità, per insomma le potenzialità, faceva più o meno al caso del Napoli, anche come progetto, che era quello di Muriel della Sampdoria, che avrebbe dato anche quella possibilità di fare un rimescolo, può giocare prima punta, esterno, può fare tante altre cose, con qualità e anche caratteristiche
che ben si andavano a intersecare con quelle altre là, perché sennò lanciamo tutti i cloni dei giocatori, ma non è la stessa cosa gioca Milik o Pavoletti, tant'è vero che a un certo punto, quando Milik è stato bene, Pavoletti non l'abbiamo più visto in campo. E ho qualche dubbio, lo vedremo tante altre volte da qui a fine stagione. Quindi sull'attacco del Napoli, anche in prospettiva futura, ci sono da fare queste considerazioni. E la prima parte proprio da Mertens, da come verrà considerato proprio inorganico Mertens, perché poi lì bisogna ragionare anche se prendere qualche altro esterno e non un'altra prima punta che poi è chiaro. Il Napoli ha fatto quelle scelte ad inizio anno, ha preso Milik, ha deciso di confermare Gabbiadini, sebbene, perché poi tutto nasce da quello, dal fatto che Gabbiadini fino al penultimo giorno di mercato era sul mercato, di fatto stava andando via e poi è stato reintegrato per mancanza di alternativa più che altro. Quindi già se si parte con una mancanza di fiducia palese nei fatti sul giocatore, poi quando si devi mostrare già ti senti il terreno friabile sotto i piedi, poi ha fatto la fine che ha fatto. Boh, per carità, insomma, il giocatore c'è, mi piaceva molto, ma evidentemente i matrimoni devono essere, insomma, bilaterali, perché sennò non riescono. Però tu hai detto una cosa importante, cioè questo ragazzo ha tradito una certa mancanza di carattere nel momento in cui ha avvertito eccessivamente la pressione. Quando è diventato quello a cui lui aspirava, cioè il titolare, sì, della squadra, ha fallito. Ma cioè, fino a quando era la riserva di lusso anche dello stesso Higuain, quindi una riserva, perché chiaramente nessuno può mai pensare entrava e faceva gol, quindi era deresponsabilizzato, entrava. Ma infatti io voglio integrare. Posso mai essere meglio di lui? Io voglio integrare il tuo ragionamento, perché proprio a supporto di quel che tu dici, cioè lui ha avvertito eccessivamente la pressione anche proprio all'indomani della partenza di Higuain, cioè il fatto, l'idea di poter essere colui in alternativa a Milik che avrebbe dovuto sostituire cotanto fuori classe, probabilmente lo ha, ne ha svilito le potenzialità. Ma voglio ricordare a tutti che pronti via Gabbiadini ha iniziato titolare, c'era già Milik. Sì, infatti a Pescara ha giocato poi lui nel primo tempo, Milik ha fatto e male. Dà un'altra sensazione. L'allenatore è come fatto di Rock, cioè Rock gioca e sul campo si guadagna la riconferma. Bravo. Cosa che purtroppo Gabbiadini. Ma quindi voglio chiudere. L'ha fatto addirittura la cosa ancora più diciamo amara, o non so come definirla. È stata che alla fine, quando si sapeva che sarebbe andato via, ha cominciato a giocare. Perché è arrivato Pavoletti, ha cominciato a fare gol quando ormai era finita la sua esperienza. Perché si è parlato di 2-3 mesi, insistendo, ma quello non è prima punto, non è prima punto. E questo era l'ultimo dei problemi. Io do subito la parola a Pasquale. A chiusura di questo discorso volevo proprio dire questo, cioè il fatto che lui manchi, abbia palesato di mancare in qualche modo di grande determinazione, di personalità, ne fa uno che resterà sempre un calciatore incompleto e non diventerà mai probabilmente un campione. Adesso sta facendo bene perché, come dicevi tu, le condizioni sono ottimali dal punto di vista emotivo, però poi un domani, se dovesse ripassare nuovamente a una grande squadra, questo è uno che ha già dimostrato di non essere poi in grado di mantenere la maglia bianconera quando era stato preso. Rimaniamo nel nostro orticello, nel nostro ambito. Certo. E sono poco incline alla dietrologia, e chi mi conosce lo sa, però piccolo interrogativo. No, tu l'hai chiamato tu in ballo Gabbiadini, allora no, è iniziato rispetto a Gabbiadini, sì, che giustamente Silvia ha detto ha avvertito il peso, insomma, ingombrante di dover appunto prendere sulle proprie spalle tutta la responsabilità. Ma non sarà pure che non ha mai invece avvertito sulla pelle la piena e totale fiducia? Certamente sì. Probabilmente c'è un po' di quello e un po' di quello. C'è un concorso di colpe. Probabilmente sì, il giocatore sicuramente non è un grande guerriero dal punto...
Perché magari un grande guerriero reagisce subito, diciamo, adesso vi dimostro di che basta sono fatto. Carlo, già Pescara roba qui, entra e fa due gol in primo tempo. Questa roba qui, questa roba qui la sento dire da anni di Amsic, scusate se è poco, che per me è un campione, non voglio usare la parola fuori classe, ma è un campione assoluto, però qualcuno sembra dire, però ha poco temperamento. Sì, scompare, era le caratteristiche. Era bravo, ha fatto anche temperamentale, proprio di carattere. Perché poi ci andiamo nel dopodiché, luogo comune. Noi chissà che rimarremo sempre col dubbio che Gabbiadini sia un timido, sia uno che non sorride, non sia esplosivo dentro oltre che sul campo, oppure che non abbia fino in fondo avvertito proprio la piena e totale fiducia, soprattutto da parte del tecnico, perché fosse un pupillo di De Laurentiis, quello è fuori discussione. Certo, perché poi quando, però, cioè, ripeto, è il partito titolare quest'anno. Sì, partito titolare perché non c'erano alternative. No, c'era Milik, ma Milik non lo si conosceva ancora. Capito, però sai come ho fatto Sarri. Faccio giocare. Adesso tu hai la chance di giocare titolare. Se l'altro Cato, che come entra, fatto se l'altro Sarri, che sì, ho capito. Come fatto Sarri, non è che ma Sarri non è uno perché... stupido. No, perché nel momento in cui vede questo, che l'altro è un giocatore che è vivo e comincia a segnare, cioè entra e si fa vedere subito a Pescara, a sfiori il gol. Certo. La partita successiva gioca e fa gol. Inizia la Champions League e segna due gol a Kiev. Cioè, a un certo punto, quale pazzo dice, ok, Gabbiadini, ma aspetta un attimo. Per carità, ma quindi io non c'è stato uno questo. Che a son di prestazioni si è preso la maglia, e l'altro che se l'è tolta. E l'altro che se l'è sfilata. Questo è successo, poi, purtroppo. Poi, per carità, a me, io sono un estimatore di Gabbiadini. Anche io mi è dispiaciuto che non si sia riuscito a fermare, proprio perché... Alla fine ero convinto del valore tecnico e quello poteva essere un valore importante per il Napoli. Poi se non lo riesce a esprimere per altri motivi, allora è un valore virtuale, non è più un valore reale. Mi sarebbe piaciuto piuttosto vederlo qualche volta nel ruolo, quello di esterno alto, a destra, in cui aveva fatto benissimo a Genova, però... No, Sarri proprio in sala stampa ci disse a precisa domanda, lui rispose io lo vedo centravanti, punto e basta. Come era nato tanto come era nato fa, nel Bologna, come lui si è sempre sentito nell'Atalanta e nel Bologna. Sergio, inserisciti anche tu in questo discorso e voglio soprattutto che tu mi dia la tua versione delle cose a proposito di questa carenza di fisicità ha il Napoli, ma allora, rispetto soprattutto a determinate squadre, non in assoluto, Sergio. Perché poi anche il Barcellona, se vogliamo metterla sul piano della fisicità in quanto tale, non guarda, è tale, però sopperisce con l'altro. Ho fatto la rosa del Napoli, no? Ma rispondete voi, se uno è fisico o non è fisico. Mi parli di centimetri? Non parlo di centimetri, il calcio, e Cannavaro ce l'ha insegnato. Non solo altezza. Non è l'altezza. Io ho vinto dei tornei a livello nazionale con squadre giovanissime, quindi adolescenti, e noi eravamo penalizzati, giocavamo con una media di 15 cm in meno per giocatore, ne avevo uno più alto su 11. E quindi ho sempre sostenuto e sostengo sempre che il calcio si gioca a terra. Ma poi vogliamo parlare di fisicità, perché per fisicità tu parli di chili, non parli di altezza. Di struttura. E allora, dove non è intesa allora, solo l'altezza, Albiol, intendo anche come lo vedi, come lo vedete Albiol? Albiol e Koulibaly sono sicuramente. Come lo vedete? Gulam, nella Germania che ha vinto il mondiale, c'è un certo Lam che fa 1,70. Diawara e Allan. Mi pare che Zielinski gli manca l'esperienza, ma fisicamente si vede che quando dà gli strappi non è facile. Chiriches, che è un piccolino, Maximovic, Pavoletti, Milik, siamo a 2, 4, 6, 8, 10, 11 giocatori. Poi ce ne sono alcuni che sono a metà del guado, anche per un fatto caratteriale. Metti Amsic. Ma io tra i fisici metterei anche Rogge. Certo, no, io là ci metto l'inesperienza ancora. Vabbè, stavo parlando di struttura fisica. Ci metto Tonelli, che comunque è fisico, ma forse per il ruolo potrebbe mancargli qualche cosa a livello. Rog,
Quindi quali sono poi quelli che l'impressione di fisicamente... aver... no, io ho l'impressione no, il problema di aver è che noi purtroppo scusami, abbiamo giocato con i piccoletti avanti. Scusami, no, e qual è il... Non è no, il problema ci è mancato soprattutto sulle palle alte, uno che ci desse un'altra mano. Perdonatemi, io ho l'impressione di aver posto male sulle palle inattive. No, tu, perché, io l'ho capita fin troppo perché bene. Perché la fisicità che io, di cui io parlo è una fisicità che si intreccia anche con la determinazione, col carattere. Ed è lì che ti volevo parlare. Ecco, la fisicità di cui parlo io è quella di Nainggolan, è quella di Slotman, che sono fisicità che nel Napoli non ci sono, pur essendo non è fisicità quella, non è fisicità. Io parlo, è una determinazione abbinata però che è una ma ti ho messi, te ne ho messi tutti. Guarda che da questo punto di vista, se vogliamo parlare, martedì sera abbiamo avuto un esempio di splendida fisicità, tra virgolette, da due giocatori come Insigne e come Mertens. Insigne che ha fatto il campo in lungo e in largo sulla fascia, andando addirittura a prendersi, è vero, non è Speedy Gonzales, ma è andato a prendersi una palla mettendola al di là di un giocatore come Modric, bruciandolo sullo scatto. E lì c'è anche fisicità. Mertens ha fatto gol quando ha giocato nello spazio resistendo a giocatori come Pepe, che non è un santarello, anzi, e io anzi speravo che potesse fare qualche fallo dei suoi, che sono clamorosi quando capitano. Allora, signori, qua dobbiamo capirci bene, e anche Sarri deve essere più corretto con la definizione di fisicità. Deve capire che probabilmente a questa squadra manca quello che hai detto tu, perché hai corretto giustamente il tiro, ma io avevo capito e ti ho portato proprio lì. Cioè non è, al Napoli non è che manca la fisicità, manca quella condizione mentale che faccia valere la fisicità che hanno determinati giocatori e che non riescono a produrla, che ieri sera però l'ha prodotto un giocatore che è alto quanto me, 1,68, anzi è un centimetro pure più basso, come Messi all'87esimo, un giocatore come Iniesta che è 1,70 e che ha 33 anni e che ha giocato fino alla fine la sua partita, dei giocatori che non sono fisici come possono essere un Neymar che sarà alto ma è uno smilzo. Quindi il problema non sono i chili, ma è la determinazione con cui adoperi quei chili per far valere anche fisicamente la tua superiorità. Ed è qui che ancora col Napoli non ci siamo completamente, per un fatto di maturità. Sarri ha detto è una squadra adolescente, perfetto, ha ragione. Sposo assolutamente questa sua definizione, che è anche bella e che definisce lo stato di crescita anche del gruppo. Però parlare di fisicità che manca in questa squadra mi sembra eccessivo, perché, ripeto, giocatori fisici il Napoli ne ha, che debbano far valere mentalmente la loro fisicità, qua siamo su un altro discorso. Ed è qui che si torna a quello che ha detto Pasquale, i due elementi di esperienza scafati che sappiano trascinarti nel momento delicato in cui devi gestire la partita, come è accaduto martedì e quando noi purtroppo non siamo riusciti a farlo su palla inattiva. Poi a sostegno di quello che dice Sergio, ma questa è solo una battuta, con quelle magliette attillate addosso sembrano tutti Superman, devo dire, quindi vogliamo parlare un attimo dell'argomento Sarri. Allora, chiunque di voi può inserirsi e rispondere. Sarri sarà ancora l'allenatore del Napoli l'anno prossimo? Io penso di sì. Io penso è di una sì. Sensazione? Hai qualche... Ho una sensazione. Soffiata, hai qualche dritta? Guarda, ho una sensazione. Tra l'altro abbiamo capito tutti che insomma ha più riprese il rapporto col nostro vulcanico presidente. Non è stato idilliaco, ecco, io ho notizia anche di qualche scontro duro. Poi ha avuto con quasi tutti gli allenatori, sì, da Reia a scendere figuriamoci. Un'ampia letteratura, esatto. Allora, se ti fa piacere
qualche gossip, però non confermo la fonte, però mi è arrivata all'orecchio la notizia che dopo Napoli-Palermo ci sarebbe stato uno scontro abbastanza duro negli spogliatoi, non so se i miei colleghi qui confermano, tra il presidente e Sarri. Sarri addirittura insieme a Giuntoli avrebbe deciso di dimettersi, e pare che sia intervenuto Reina dall'alto del suo carisma, della sua a però, rimettere un pochettino le cose a posto. Questi sono, si dice, sì, poi no, napoletani, per carità, su tutte le piazze ci sono, però capire, tutto superabile. Attenzione. Ma qual era De Laurentiis, un collega della Gazzetta dello Sport che lo rivelò proprio pubblicamente, sì, questo sì, particolare, no, nel post Napoli-Palermo. Il problema, bisogna, Carlo, capire quando, quando vengono questi episodi o certe dichiarazioni, se De Laurentiis dottor Jekyll o De Laurentiis Mr. Hyde, perché di quello stiamo parlando, perché le famose dichiarazioni a Madrid, fuori posto, fuori luogo, fuori tutto, diciamo, fuori anche di testa, fuori dal basso. Nascono da quell'embolo che parte e che parzialmente giustifica, chiaramente, perché se parliamo di una persona che in quel momento diciamo è partita per la tangente, allora ne comprendiamo anche l'andare oltre misura su qualunque tipo di argomento stia trattando in quel frangente. Ed è la stessa persona che proprio dopo la partita col Madrid ha detto pubblicamente, ma io con Sarri non ho nessun, anzi, ma io cosa ho detto? Non ho detto nulla di particolare. Ora, se andiamo ad analizzare le parole, non è che ha detto di più in termini accusatori o addirittura quasi dileggiatori rispetto al gioco di Sarri, ma è come, appunto, Mr. Hyde quando si ritrasforma in dottor Jekyll non si ricorda tutte le malefatte o gli episodi che ha scatenato nella notte, diciamo. E quindi, se noi lo prendiamo, quindi ci può anche essere stato l'episodio che ha detto Pasquale. Il problema è in quale contesto c'è stato l'episodio. Siamo sicuri che anche stavolta, scusami Carlo, siamo sicuri che anche stavolta, quando De Laurentiis ha detto Sarri è un esteta del calcio, volesse fargli proprio un complimento? Perché anche una dichiarazione del genere si presta a più letture. Che un esteta del calcio può significare tutto e il suo contrario. Se stiamo facendo le pulci alle parole, facciamole fino in fondo. No, io dico che gli scontri li ha avuti con tutti. Poi, nella realtà delle cose, quando ha collegato il cervello ben saldo, è stato sempre colui il quale difficilmente ha mandato allontanato un allenatore, anzi, coloro i quali poi hanno deciso di andare via è stato più per decisione altrui che no, anzi, perché sia con Benitez che con Mazzarri c'erano i rinnovi sul tavolo, addirittura un rinnovo dei due proposti a Mazzarri fu firmato in extremis quando in pratica c'era già stato il divorzio, addirittura l'arrivo di Gasperini in pectore, già nuovo allenatore del Napoli. Ecco perché a questo punto del progetto, con un Napoli che si affaccia con questo tipo di qualità, con questo cammino che è intrapreso, iniziare un'altra volta da capo, nel momento in cui ti siete a un tavolo e ragioni sugli scenari futuri, non mi sembra una cosa molto intelligente da fare per un dirigente di calcio. Al di là degli sfoghi, dei momenti, delle diatribe o degli scontri. Quindi non credo che dall'altra parte, ci può stare pure che Sarri butti tutto a mare, tra l'altro ha anche dei vincoli contrattuali che ne legano di più le mani all'allenatore che non al presidente, quindi a questo punto tutto passa tra le mani e i pensieri di Aurelio De Laurentiis, che credo che quando raffredda i suoi bollenti spiriti ragiona, e lo ha dimostrato poi con la condotta societaria che ha tenuto in questi anni, e quindi questo partorisce il mio pensiero circa una più probabile sono permanenza di Sarri che non un avvicendamento. Sono velocissimo, per quello che può servire, ma in qualche modo credo che serva, che sia un argomento da tenere presente, mi pare che la piazza sia tutta con Sarri. Ah, e su questo per Sarri non c'è dubbio. È un presidente, penso debba tener conto anche di questo. Come tutte le cose c'è sempre il bastian contrario. Ma penso che insomma almeno l'80% dei tifosi, ma forse, anche, ma forse anche di più. Lasciatemi salutare il collega e amico Luigi Giordano che ci sta seguendo e che anzi in un suo WhatsApp mi dice: caro Silvio, vi seguo, rilancio la considerazione di Sergio, ma Sarri, che mancano centimetri e fisicità, perché non l'ha detto a inizio stagione? Vabbè, lo dice solo dopo il decimo gol subito di testa.
Vabbè, Luigi è uno solito ad agitare le bandiere del malcontento, l'ho sempre detto. Volevo però chiudere, ti do subito la parola Sergio, volevo chiudere questo discorso perché per fare una leggerissima precisazione a quello che diceva Carlo Caporale, cioè Carlo ha detto quando De Laurentiis poi ricollega le cellule cerebrali, cioè io credo in tutta franchezza che lui non mi sarei mai aspettato una cosa del genere detta da te, anche se tra virgolette sto riportando quello che è stato detto, quello è un processo però fatemi spiegare, altrimenti resta un discorso appeso. Cioè io credo invece che De Laurentiis il cervello l'abbia perennemente bravo. Io credo che le dichiarazioni rese a Madrid siano state rese per larghi tratti causa cognita e spiego. Lui aveva due motivi di insoddisfazione, questa naturalmente è la mia visione delle cose. Lui aveva due motivi di insoddisfazione. Il primo era legato a Manolo Gabbiadini, che probabilmente non è stato messo nelle condizioni a Napoli di poter fruttare una plusvalenza molto più alta, come secondo me era nelle corde anche del ragazzo, perché poi lo scambio Pavoletti-Gabbiadini era uno scambio che in considerazione anche dell'anagrafe dei due calciatori avrebbe dovuto aversi con un gap positivo a favore del Napoli ben superiore. E invece grosso modo c'è stata un'equivalenza delle poste. Bisognava venderlo d'estate. E allora a quel punto ci sarebbe stato un motivo di insoddisfazione in meno. L'altro era legato a Marco Rog, perché probabilmente De Laurentiis ha avuto paura a un certo punto che per Rog si potesse ripercorrere proprio la stessa strada che si era già percorsa per Alberto Grassi. È chiaro, voi mi direte, Grassi è un conto, Rog è un altro conto, qualitativamente parlando c'è un abisso tra i due, però è anche vero che Grassi è un ragazzo che aveva fatto tutta la trafila delle nazionali dall'Under 16 fino all'Under 21 e a Napoli non l'abbiamo visto un minuto, dico uno, in gara ufficiale. Vabbè, e questo probabilmente... che stia facendo questi minutaggi ampi, non solo temporanea, però anche quest'anno a Bergamo non è che sta facendo il titolare. Però può aver pagato un po' anche l'esperienza dell'anno scorso, Carlo, perché mentalmente, psicologicamente un ragazzo soffre, inserisci. Sì, però lui deve rifarsi una mentalità da giocatore importante che aveva acquistato nel momento in cui il Napoli lo aveva acquistato e che ha perso a Napoli nel momento in cui il Napoli non l'ha utilizzato. Soprattutto negli ultimi tempi, complice. Sarri lo voleva. No, ma lasciamo perdere, voleva o non voleva. Qua stiamo parlando comunque di un giovane di valore. Anche Sarri non è detto, anche perché lui ha detto che non mette mai becco sui nomi dei giocatori, non è detto che dovesse necessariamente volere Rog, Maximovic, che ti posso dire, e qualche altro giocatore che è arrivato tipo Giaccherini. Però nel momento in cui ce li hai e vedi che sono giocatori di un certo valore e di una certa potenzialità, soprattutto quando sono giovani, non puoi nemmeno buttarli, scusami tanto, nella spazzatura. Bravo. Dicendo che non ti serve. Mi hai risposto alla domanda che avrei dovuto farti dopo, farti una domanda proprio da allenatore. Ti ripeto, cerco di ragionare da allenatore e soprattutto da allenatore che ama i giovani. Ama i giovani nel senso che tende a valorizzarli per quelle che sono le loro potenzialità. Purtroppo siete liberi di incrociarmi. No, voglio capire. Voglio finire un attimo io con questo ragionamento. Fammi finire un attimo. Sergio, poi anche io ho da dire. Purtroppo ripeto, l'allenatore perfetto non esiste, ma io dal punto di vista del presidente devo essere sincero, la questione Gabbiadini io non l'ho ancora capita, e il fatto che lui adesso stia giocando in Inghilterra segnando, al di là del fatto che non ha pressione, al di là del fatto che lui sta rispondendo da prima punta e soprattutto considerando il fatto che in Inghilterra si marca in modo diverso, perché dobbiamo metterci anche questo, però lui c'ha una media di 6 gol in 4 partite. E allora mi deve spiegare anche,
il signor Sarri, e qui è una domanda che faccio al collega illustre e importante, perché questo ragazzo si è andato spegnendo a Napoli e perché a un certo punto, quando segnava con Benitez, non esultava più di tanto, e quando ha segnato negli ultimi tempi con, perché noi dobbiamo guardare anche introspettivamente e psicologicamente quello che fa il giocatore, ha segnato nel Napoli gol importanti alla fine, proprio sapendo questo, che doveva andare via, esultava come non lo avevamo mai visto. Quindi significa che il ragazzo ha avuto delle difficoltà non di ambientamento, ma di capacità di entrare in sintonia con l'allenatore e di conseguenza con un gruppo. Dopo... E questo, secondo me, mi dispiace, ma credo che sia stato grave per Sarri. E credo che questo, come non so chi, ma mi pare che l'abbia detto proprio Silvio, sia stata una cosa che ha fatto, scusatemi il termine, incazzare moltissimo De Laurentiis. Penso che Gabbiadini le occasioni le abbia avute, e purtroppo nel momento in cui doveva rispondere con sul campo. Ma perché? Perché tu vai a chiederti il perché? Ecco. Tu da uomo di campo ti devi chiedere il perché. Se il Gabbiadini è lo stesso che ha segnato con Benitez, se il Gabbiadini è lo stesso... Con Benitez si giocava un altro tipo di sistema di gioco, ed era all'inizio, ed è anche lui lì è arrivato, c'era Higuain, era appena arrivato, e non è che tu su di lui andavano a convertire tutte le responsabilità. Lui era responsabilizzato. Bene, anche lì. Poi con l'anno successivo arriva Sarri, chiaramente si gioca, si fa addirittura, ricordate bene che nel famoso 4-3-1-2 delle prime tre giornate, poi mutato nel 4-3-3, Gabbiadini faceva la seconda punta insieme a Higuain, ha giocato ad Empoli seconda punta, quindi non mi sembra che non avesse la fiducia del tecnico. Poi si è cambiato, e giocando al 4-3 mi pare che non abbia sbagliato Sarri a far giocare Higuain titolare, diciamo, sotto questo aspetto. E anche lì, quando è stato chiamato in causa, non aveva il peso della responsabilità, anzi, dobbiamo dirla tutta, forse nella partita più importante a Milano con l'Inter c'era Higuain, squalificato, non fece una grandissima partita. Poi, quando ho chiamato in causa in Europa League, con minutaggio, che il Napoli vinceva a Frosinone 4-0 e faceva il quinto gol e quant'altro, i Gabbiadini ha fatto vedere che ha delle doti. Quest'anno, quando gli è stata data l'occasione anche di dimostrare, e mi sembra che gli siano state date le occasioni, purtroppo è venuto meno. Questo e lo dice uno che, a cui piace Gabbiadini, no? E quindi alla fine il giocatore, e torno anche al discorso di Grassi. Grassi non ha giocato, ma mi dovete spiegare perché poi un allenatore che evidentemente qualcuno vuole dipingere come mangia giovani o quant'altro, l'anno scorso, comunque insomma uno che non vuole dare spazio, no, qualcuno, non noi, qualcuno, mica ho detto no, te, insomma qualcuno, no, l'anno scorso giocava primo cambio David Lopez, ma ad un certo punto ha giocato, dopo essere stato addestrato, istruito secondo quelli erano i suoi canoni, Chalobah, che non era neanche di proprietà del Napoli, ha giocato tante partite. Chalobah, che quest'anno ha anche discreto spazio con Conte, l'ho visto più volte, quindi significa che evidentemente poi se il giocatore c'è, l'allenatore lo vede in mezzo al campo, in allenamento, lo manda in campo, e il giocatore dà delle risposte in campo, quello è il problema. Se non arrivano le risposte del campo, è inutile che parliamo. Volevo proprio puntare l'attenzione su questo discorso, perché ho sentito parlare di giovani. Quando si tratta di allenatori mangia giovani o non sanno valorizzarli o non vogliono valorizzarli, sappiamo tutti, perché abbiamo imparato a conoscere questa cosa, che per esempio Mazzarri era uno che dichiaratamente preferiva giocatori già pronti, maturi, non aveva voglia di forse perdere tempo, non aveva attitudine a crescere un ragazzo. Non bisogna spiegare che tipo di progetto c'è, se c'è un progetto da giovane oppure da vincere. Dopodiché, i giovani non sono tutti uguali. È chiaro. Perché Zielinski non mi risulta che sia un trentenne, e Sarri è un giocatore che ha fortemente voluto e appena avuto il là lo ha inserito e lo sta inserendo. Lo stesso Rog, che non possiamo paragonare a Grassi,
Grassi è un giocatore che io ho visto due o tre volte. Infatti io non li mettevo e sul mi piano... piace pure il suo modo di stare in campo. Ma parliamo, a parità di età di un nazionale croato e di uno che ha fatto non tante partite in Serie A. Allora il tema diventa un altro. Sergio, giustamente, ma giustamente per quelle che sono le prassi, dice l'allenatore, dice che lui non fa nomi, ma l'allenatore deve fare i nomi e deve fare pure i cognomi, secondo me. Perché altrimenti, il Napoli, scusate, qua i nomi li faccio io, me ne assumo la responsabilità. Perché sennò si trova Paoletti che non serve allora, più a nulla. Tra Paoletti, Maximovic e Tonelli, il Napoli ha buttato 50 milioni e qualcosa in più, d'accordo, che si potevano spendere in maniera molto migliore interagendo con l'allenatore e con il direttore sportivo. Sergio, tu fai l'allenatore. Sì. Dovrebbe funzionare. Voglio solo ricordarvi che abbiamo 4 minuti. E sono rapidissimo e chiudo. Per me dovrebbe funzionare così. È una questione di ruoli. Allora, l'allenatore non è che deve dire, puntare i piedi, fare il capriccio, dice voglio caporale o niente. L'allenatore deve dire, mi serve voglio un giocatore. Lui può prendere quello del 90, diciamo. L'allenatore dice: mi serve un giocatore con queste caratteristiche. La prima scelta è Sergio Curcio. Se Sergio Curcio costa troppo, mi prendete Caporale. Se Caporale non ci si può arrivare, arriva Pasquale De Simone, va bene lo stesso, purché abbia quelle caratteristiche. Io credo che Sarri non volesse Grassi. Tanto vero, lo avrei detto io se non l'avesse assolutamente. Vabbè, ma Regine era un prestito di 200.000 euro che però per via, giusto per assicurare un buco. Bravo, aspetta, scusa Sergio, e concludo. Lo ha detto Carlo, ma se non l'avesse detto lui, l'avrei detto io. L'esempio di Cialobà è illuminante. Alla fine lui ha preferito utilizzare Cialobà, che era un giocatore del quale sicuramente poi non avrebbe potuto. Ma che sapeva che gli dava qualcosa mentre invece Sarri Grassi è un capitale di 11 milioni e voglio dire sarebbe stato economicamente questo, più questo mi fa porre delle domande che ha spinto poi il presidente a dire non bisogna pensare troppo alla propria pagnotta, bisogna remare anche nell'interesse del club. Probabilmente allora lui voleva rimarcare la morale di tutto quello che abbiamo detto. Scusami Sergio, che abbiamo detto, che ho detto io in particolare, e lo sappiamo tutti perché mastichiamo calcio da qualche anno. Ebbene, nel calcio non vince chi spende di più, ma chi spende meglio. Per me il Napoli quest'anno 50 milioni li ha buttati. E non è una cifra proprio di poco conto. Allora, io sono convinto che Maximovic, Sergio, devi essere rapido, molto rapido. Prego, sono convinto che Maximovic sia un giocatore che Sarri voleva. Sono altrettanto assolutamente. Sono altrettanto convinto che Tonelli fosse un giocatore che Sarri non voleva, perché per dirla come Leopoldo, che richiama altre persone. Quando c'ha il pallone tra i piedi fa per e pera, come dice. Però a Milano col Milan dove però era presente, è riuscito, le prese tutte e bravo, probabilmente sarebbe servito contro il questo, Real. Perciò attenzione, ubi comoda ibi incomoda, diceva la Liga. Allora, venendo al discorso, quindi non è vero che Sarri voleva empolizzare il Napoli, voleva solo Zielinski. Assolutamente. E forse Isai. Si poteva investire, avrebbe voluto Rugani. Rugani e forse voleva all'epoca un giocatore come Cruce. Il mio fraterno amico Salvatore Falco, che all'ascolto ci sta guardando, dice che bisogna insistere sulla necessità di comprare calciatori forti di testa, soprattutto lui parla molto degli esterni bassi, dove a suo giudizio il Napoli dovrebbe intervenire. Ma il Napoli, vedi... Telegrafico, Sergio. Sì, il Napoli sugli esterni bassi, come forse anche in mezzo, non ha dei marcatori, ha dei giocatori che difendono coprendo solo la zona. L'uomo se lo devono vedere addosso e difficilmente, tranne Albiol e Koulibaly, sono in grado di supportare l'uno contro uno in maniera anche intelligente. Tant'è che proprio Isai a destra a Roma, nel secondo tempo venne sempre saltato da Perotti e comunque fu bravo a evitare accuratamente di fare falli in area di rigore, il che è già molto e dimostra di una sua trovata maturità, nonostante prestazioni non eccellenti negli ultimi tempi. Il concetto è questo, venendo al discorso fatto prima.
credo che un allenatore che comunque sposa anche una filosofia aziendale e non fa nomi ma indica il tipo di giocatori, quando si ritrova tuttavia un giovane che ha fatto la trafila di tutte le nazionali e che in 16 presenze in Serie A aveva convinto, non doveva emarginarlo e non deve emarginarlo. E su questo sono contento. Credo che sia la cosa, anche l'ABC. Se sono d'accordo con Pasquale che lui non lo volesse, però una volta che ce l'hai, bravo, devi provare a valutare l'investimento. Del calcio, del rispetto del professionista e del rispetto, perché non puoi fare i dispetti ad un ragazzo di 21 anni di cui non puoi conoscere quali siano le tappe di maturità, di maturazione e le possibilità a cui può arrivare. Grazie a Sergio Curcio, come sempre, per la tua competenza e professionalità. Grazie a voi. Grazie a voi. Davvero di cuore a Carlo Caporale, che è stato di parola, mi aveva promesso che sarebbe venuto a trovarmi anche quest'anno e l'ha fatto. Non ti far desiderare troppo, però. Quando ti chiedo di venire a Gazzetta Azzurra, cerca di essere un pochino più solerte. Ti ringrazio intanto. Buonasera a tutti. E grazie veramente di cuore a Pasquale Di Simone. Sono contentissimo di averti avuto qua e sicuramente ti aspetto altre volte. Sono a vostra disposizione. Grazie. Allora, chiudiamo questa trasmissione. 5 secondi di chiosa finale su Gabbiadini, perché è un mio pallino. Mi ricorda tanto la storia di Gabbiadini, che quest'anno, come ha cambiato maglia, sta segnando a raffica. Mi ricorda tanto la storia di un altro attaccante incompiuto del calcio italiano, che è Pazzini, che dopo che la Fiorentina lo aveva aspettato qualche anno, passa alla Sampdoria a gennaio e comincia a segnare a ripetizione con Cassano al fianco. Poi Pazzini non ha mai più ripetuto una stagione come quella fatta quell'anno alla Samp. È stato anche in grandi squadre, è stato anche al Milan, è stato altrove, ma non si è più ripetuto. Evidentemente a volte ci sono dei calciatori che proprio nel loro DNA non hanno la capacità di completarsi definitivamente. Trovano una stagione giusta, questa potrebbe essere per Gabbiadini una semestralità paragonabile a quella che fece Pazzini alla Samp, ma poi dovremo vederlo l'anno prossimo eventualmente alla prova dei fatti. E allora l'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre sul canale 271 di Capri, della nostra grande famiglia di Capri Even TV, con Gazzetta Azzurra TV. Un ringraziamento a Fabio Turco alla camera in studio, al grande Gerry Tucci in cabina di regia. Un saluto naturalmente anche a Pasquale Turco, a tutti voi che ci avete ascoltato. Grazie al nostro parterre che ho già ringraziato singolarmente. Domani sera potrete già rivederci in replica intorno alle 22 dopo il film in seconda serata sulla consociata Telecapri Sport, canale 87 del digitale terrestre. Sempre, comunque e ovunque noi tiferemo per Napoli. Silvio Elia Ferrara, Gazzetta Azzurra TV. Buonanotte a tutti.